Salve ragazzi, sono Mario Rubino e mi occupo di nutrizione. In questo video vi darò alcune informazioni sulle etichette nutrizionali, per avere una visione più completa di quello che state andando a comprare e avere più consapevolezza delle vostre scelte. Le etichette degli alimenti sono un enigma per la maggior parte delle persone e vengono lette in maniera sprovveduta e quindi spesso sono fuorvianti. Vediamo di fare un po' di chiarezza, iniziando con un po' di teoria. Fate i secchioni per un attimo. Capire cosa significano certi valori di un determinato prodotto può esserci utile per usarlo a nostro vantaggio. Può aiutarci a fare scelte migliori per la nostra dieta, il nostro obiettivo è la nostra salute. Limitare i grassi saturi, evitare quelli idrogenati, il troppo sale aggiunto, gli zuccheri aggiunti, ricercare prodotti con più nutrienti e non solo di calorie vuote. Sono alcuni dei tanti vantaggi che si possono avere sapendo cosa stiamo realmente comprando. Le etichette degli alimenti confezionati devono soddisfare requisiti rigorosi che includono informazioni per le persone con allergie alimentari, elenchi di additivi alimentari e istruzioni per la conservazione degli alimenti e da dove è stato confezionato. Di avere informazioni sulla composizione, sugli ingredienti e sulle proprietà nutrizionali. Le cose principali da considerare quando si sceglie un prodotto più sano sono gli ingredienti e i valori nutrizionali. E per legge c'è l'obbligo di fornire a tutti gli alimenti preconfezionati gli ingredienti e una etichettatura nutrizionale con l'indicazione delle calorie, che è il valore energetico, e della quantità di sostanze nutritive espresse per 100 grammi o per 100 millilitri. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti sulla base di analisi di laboratorio effettuate o di calcoli eseguiti a partire dagli ingredienti e dai dati stabiliti, accettati e accertati. La Commissione europea ha definito in apposite linee guida i criteri di arrotondamento e le tolleranze sui valori da esporre in dichiarazione nutrizionale, la cui applicazione varia in base al nutriente e ai suoi quantitativi. La tolleranza è maggiore per quanto riguarda i micronutrienti, che può oscillare tra il 30 e il 50%, mentre è meno accettabile per i macronutrienti e il contenuto di sale, che possono variare non oltre il 20%. Tutti gli ingredienti di un prodotto alimentare devono essere elencati in ordine di concentrazione decrescente. Di solito i primi tre sono quelli con maggiore concentrazione. Non farti persuadere dal bel packaging e vai subito al sodo a guardare gli ingredienti e la sua etichetta nutrizionale. Il senso comune ci dice che i valori più importanti da considerare per la salute sono principalmente tre: zuccheri semplici, grassi saturi e la quantità di sale. Sì, ok, ma bisogna sempre chiederci il perché, il per chi e il per come. Dai primi tre ingredienti possiamo già individuare cibi che potrebbero essere ricchi di zuccheri semplici e grassi saturi, perché questi sono spesso elencati tra i primi tre, mentre la quantità di sale la dobbiamo considerare principalmente nei valori nutrizionali. Dopo aver letto i primi ingredienti, passiamo ai valori nutrizionali e vedremo la quantità dei macronutrienti principali elencati: carboidrati, grassi, proteine. Nello specifico avremo il contenuto di essi su 100 grammi o sulla porzione raccomandata o dell'intero prodotto. Ma andiamo all'analisi. Energia, e qui possiamo valutare le calorie del prodotto su 100 grammi per capire se quel prodotto ha una rilevante densità energetica o no. Pur rappresentando un parametro per stabilire l'aspetto salutistico di un alimento, le calorie sono solo uno dei tanti fattori da tenere in considerazione e, a mio avviso, quello meno importante. Poi troviamo i grassi, di cui saturi, monoinsaturi, poliinsaturi, trans o idrogenati. I grassi saturi. Gli acidi grassi saturi si trovano principalmente nelle carni grasse, latte, formaggi e prodotti caseari, nel tuorlo dell'uovo, nel cacao, in alcuni oli vegetali come quello di palma o cocco. L'eccesso di questi alimenti è considerato dannoso per la salute, ma tutto va contestualizzato e mai generalizzato, perché è giusto averne un apporto equilibrato con gli altri tipi di grassi monoinsaturi e poliinsaturi, considerati buoni. Ma non devono mancare i saturi, anzi sono utili e fondamentali per moltissime funzioni biologiche e endocrine. Alcuni alimenti come uova, cacao, formaggi stagionati presentano proprietà organolettiche uniche e benefiche per la salute. Tutto va sempre contestualizzato attorno alla persona e non bisogna mai estremizzare. I grassi saturi comunque sono quelli da tenere in considerazione sulle etichette nutrizionali dei prodotti industriali processati,
perché il grasso saturo di certi prodotti confezionati è molto scarso in termini di qualità. Quindi sempre controllare la qualità dei grassi saturi e gli ingredienti ad esso collegati nei prodotti confezionati. Grassi monoinsaturi. Gli acidi grassi monoinsaturi sono utili per la nostra salute e presenti in maniera maggiore nell'olio d'oliva, di avocado, di sesamo, in molti semi e noci, come nocciole e mandorle. Grassi polinsaturi. Gli acidi grassi polinsaturi sono i famosi omega 6, acido linoleico, e gli omega 3, acido linolenico. Sono essenziali per il nostro organismo. Gli omega 3 li troviamo principalmente nei pesci come il salmone, il pesce azzurro, nelle carni allevate naturalmente, ma anche nei semi di lino, noci, ovviamente in quantità e biodisponibilità differente dal tipo di alimento. Entrambi, sia omega 3 che omega 6, devono far parte della nostra alimentazione, ma sempre con il giusto rapporto, non troppo sbilanciato verso gli omega 6, come è classico avere seguendo un'alimentazione occidentale pro-infiammatoria. Grassi trans. I grassi trans sono i grassi idrogenati. Questi grassi sono sottoposti a un processo di idrogenazione ed è obbligatorio citare questo trattamento in etichetta tra gli ingredienti. Ma in Italia non li troverete tra i macronutrienti, mentre in altri paesi vengono menzionati come grassi trans. Per grassi idrogenati si intendono i grassi insaturi degli oli vegetali che vengono saturati tramite un processo chimico e trasformati da liquidi in solidi a temperatura ambiente per ottenere margarine o inserirli in prodotti come snack, merendine, prodotti da forno, creme, gelati e altri alimenti. Il processo di idrogenazione consiste nell'aggiungere idrogeno ad un grasso polinsaturo. Lo scopo finale è di sostituirlo al classico burro e quindi per ottenere quella giusta consistenza e palatabilità del prodotto, ma anche per mummificarlo, cioè ne viene prolungata la conservazione mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche. Oltre ad un discorso puramente economico, molto più conveniente per l'azienda, e ciò consente quindi di proporre sul mercato degli alimenti a prezzi molto più competitivi. In termini di salute, sostituire i grassi di origine animale con questi idrogenati di origine vegetale peggiorerà la situazione perché questi grassi, una volta trasformati allo stato solido, diventano molto più pericolosi. Dalla ricerca scientifica, l'eccesso di grassi idrogenati incrementa il livello delle LDL, le lipoproteine a bassa densità, o il cosiddetto colesterolo cattivo, e abbassano inoltre la concentrazione delle HDL, che sono invece lipoproteine ad alta densità, considerata come colesterolo buono, che invece esplicano una funzione protettiva. Inoltre, il consumo di grassi idrogenati si è visto alterare la risposta insulinica, la funzionalità cellulare, il sistema immunitario e la produzione di radicali liberi. Una merda, va, stiamoci lontani. L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 3 grammi di grassi su 100 per i solidi o 1,5 grammi di grassi per 100 ml per i liquidi. Passiamo ai carboidrati e avremo come primo valore quelli totali e sotto la dicitura di cui zuccheri semplici. Dalle linee guida nutrizionali bisogna stare a non più del 10% del proprio fabbisogno energetico per un discorso di salute e favorire i carboidrati complessi. Ma qui bisogna fare sempre una precisazione, anzi due. Se siete sportivi e vi allenate, potete permettervi sicuramente un maggiore apporto di zuccheri semplici dal totale dei vostri carboidrati, soprattutto inserendoli attorno agli allenamenti. Se lo fate per un discorso di perdita di peso più favorevole sul controllo glicemico e insulinico, ricordatevi che ad esempio sulla pasta di frumento o nel pane o prodotti da forno troverete sempre zuccheri bassissimi, quindi sembrerebbero ottimi prodotti e super favorevoli. No, no, no. In realtà avranno comunque un indice glicemico molto alto, che verrà modulato solo dalla quantità che ne assumete, dal metodo di cottura, dal raffreddamento. Quando si raffredda sotto determinate temperature si creano dei cristalli nell'amido che lo rendono più resistente alla scissione, l'amido resistente, e quindi più lentamente digeribile. E ovviamente dipende dal condimento aggiunto o al resto del pasto, se ci sono delle proteine, grassi, verdure e fibre che a loro volta rallentano la digestione. Quindi le raccomandazioni sui zuccheri semplici, a mio avviso, lasciano il tempo che trovano, perché quando hai eliminato tutti gli zuccheri e anche la frutta, ma poi mangi mezzo
chilo di pasta al giorno, pane, bamboletto e fette biscottate e non perdi peso, beh, sarebbe meglio dare informazioni un po' più chiare sugli zuccheri semplici. Non bisogna avere paura degli zuccheri, ma di quelli aggiunti nei prodotti confezionati e capire se fanno al caso nostro o no. Perché sì, evitarli se siamo poco attivi e malsanamente dipendenti dal divano, oppure no se siamo degli sportivi e quanto sportivi siamo. Ad esempio, un buonissimo mielo marmellato al 100% di frutta saranno tutti carboidrati di cui zuccheri tutti. Non vuol dire che non sia di qualità, anzi potrebbe essere molto utile prima o dopo un allenamento o sport. Meno utile se ce la spariamo nelle fette biscottate integrali la mattina a colazione, poi andiamo al lavoro in macchina, prendiamo l'ascensore e ci sediamo davanti al computer con un bel caffè lungo zuccherato. Per una persona moderatamente attiva, il consiglio generale è quello di stare attorno ad un 15-20% di introito energetico totale al giorno da zuccheri semplici. Più sei sedentari, più lo manterrei sul 10%. Per un atleta, specialmente di endurance, potrebbe anche salire oltre il 30%, per essere più efficaci quando si fanno girare molti più carboidrati. Quindi usate la saggezza in base alle vostre caratteristiche e obiettivi individuali. In linea generale, è sempre meglio evitare i prodotti con zuccheri aggiunti e prediligere prodotti che hanno solo zuccheri naturali. Tra le varie nomenclature di zuccheri aggiunti che possiamo trovare tra gli ingredienti, anche quelli un po' ingannevoli, ci sono ovviamente zucchero, che non è ingannevole, saccarosio, che è uguale a scrivere zucchero, fruttosio, che a mio avviso è il peggiore, poi possiamo trovare glucosio, destrosio, maltosio, anche maltodestrina, che pur essendo un carboidrato complesso, idrosolubile, ha un alto indice glicemico pari al glucosio. Tutti questi sono zuccheri a tutti gli effetti. Poi abbiamo le forme in sciroppo, e quindi sciroppo di glucosio, di fruttosio, di mais, di riso o di altri cereali, che sono anch'essi zuccheri semplici a tutti gli effetti, così come il succo d'uva, succo di mela o di altro frutto, che non sono altro che zucchero liquefatto, senza alcun valore nutritivo. Nei prodotti caseari, dove c'è latte, avremo comunque del lattosio, che farà aumentare il valore degli zuccheri tra i carboidrati, in base al tipo di latte o di formaggio. Anche in quelli senza lattosio, perché viene solo aggiunto l'enzima lattasi che scinde del lattosio in glucosio e galattosio per renderlo più digeribile. L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri è consentita solo se il prodotto contiene non più di 5 grammi di zuccheri su 100 grammi per i solidi o 2,5 grammi di zuccheri per 100 ml per i liquidi. L'indicazione invece senza zuccheri aggiunti è consentito solo se il prodotto non contiene zuccheri aggiunti intesi come forma di monosaccaridi o disaccaridi. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente che deve figurare sull'etichetta è: contiene naturalmente zuccheri. Sotto gli zuccheri poi possiamo trovare i polioli. I polioli non sono altro che gli alcoli dello zucchero, detti anche polialcoli. Vengono processati dall'organismo in modo simile alle fibre, assorbiti solo parzialmente nell'intestino tenue, in maniera variabile in base alla loro tipologia. Possono esercitare diversi effetti sui livelli di glucosio e insulina, anche se tali effetti sono sicuramente inferiori rispetto a quelli dello zucchero. L'unico da considerare nullo è l'eritritolo, mentre quello con un indice glicemico considerabile è il maltitolo. Gli altri pure, ma hanno effetti più lievi sulla glicemia e risposta insulinica. E quello più usato dall'industria alimentare, sapete qual è? Il maltitolo, bravi! Perché ci vogliono sempre tanto bene. Il maltitolo è uno dei polialcoli più utilizzati negli alimenti trasformati, in particolare nelle caramelle senza zucchero, negli snack proteici, creme, sciroppe e salse zero calorie, nei gelati, merendine e tutto ciò che viene venduto a basso contenuto di carboidrati o senza zuccheri aggiunti. Questo poliolo viene parzialmente assorbito nell'intestino tenue, mentre il resto fermenta nel colon tramite l'azione di alcuni batteri. Alcuni studi hanno constatato che il maltitolo apporterebbe circa 2,5 calorie per grammo, quindi non è così innocuo come si pensa a livello calorico e andrebbe conteggiato rispettivamente come circa la metà dello zucchero a parità di grammi. Stessa cosa vale per il sorbitolo e l'ossilitolo, che si trovano prevalentemente nelle gomme da masticare per la loro caratteristica acariogena e anche in alcuni prodotti dietetici come creme e budini. Anche loro circa 2,5 calorie per grammo. L'unico più innocuo a livello calorico è l'eritritolo, di cui il 90% viene assorbito nell'intestino
persino tenue, e poi escreto tramite le urine. E solo il restante 10% viene fermentato e trasformato in acidi grassi a catena corta da parte dei batteri, quindi con apporto calorico quasi nullo o irrilevante. Il resto dei carboidrati nell'etichetta, sottratti dagli zuccheri e polioli, se presenti, saranno amidi e quindi carboidrati complessi. Nel computo netto dei carboidrati, gli unici ad essere omessi dovranno essere i polioli, se vogliamo fare i tecnici. Ma dipende sempre dal tipo di poliolo utilizzato. Perché se sono maltitoli, sorbitoli, xilitoli o isomalto, io comunque li considererei almeno per poco più della metà di quello che scrivono come apporto energetico e di carboidrati netti. Da non sottovalutare il vero potere dei polioli. Se prese in piccole dosi, possono anche far bene al nostro microbiota. Ricordiamoci che i polioli sono prebiotici e vengono estratti da frutta e verdura, quindi nutrono anche la nostra flora batterica intestinale. Ma in eccesso creeranno invece molto discomfort intestinale, non solo in termini lassativi, ma soprattutto di aria, gonfiore e patatrin patatram. Si consiglia infatti di non superare i 20 grammi giornalieri, soprattutto per chi già consuma frutta e verdura in abbondanza, per evitare di dar vita a delle feste padronali non autorizzate. E credetemi che è facile superare questa quantità quando si decide autonomamente di sostituire tutti i prodotti con lo zucchero con prodotti senza zucchero preconfezionati. Ora, non voglio dirvi che bisogna calcolare ogni cosa, perché sennò diventeremmo pazzi e posseduti dai nostri smartphone. Ma è giusto per conoscenza e informazione, così da non farci fottere e scegliere prodotti più qualitativi. Se in un prodotto leggo nell'etichetta 30 grammi di carboidrati, di cui zuccheri 2 e polioli 28, e vado a vedere gli ingredienti che sono tutti maltitoli, allora non sarà una buona scelta un prodotto da utilizzare quotidianamente o in grandi quantità. Non sapendolo penserei che non sto assumendo zuccheri o carboidrati, ed è bellissimo. Quindi lo mangio anche più volte al giorno, ma poi mi lamento che la dieta non funziona, sono sempre gonfio, faccio aria continuamente e il problema sarà il glutine e il lattosio. No, no, no. Quindi sempre un check delle etichette di tutti questi prodotti pubblicizzati senza zucchero. E sui polioli vi prometto che farò un video un poco più specifico. Passiamo al contenuto di fibre elencato in etichetta. Noi nerd medio nutriti dovremmo distinguerli in fibre insolubili e solubili. Le fibre insolubili, come la cellulosa delle verdure, non apportano calorie, mentre quelle solubili, come quelle che troviamo ad esempio in maggioranza nei legumi e frutta, in parte nell'avena e anche in altri cereali, apportano circa 2 calorie per grammo, sempre per la storia della fermentazione e trasformazione in acidi grassi a catena corta. Ma chelando alcuni nutrienti, come il glucosio e il colesterolo, e nutrendo la flora batterica positiva, vengono generalmente considerati nutrizioni come acaloriche, cioè senza calorie, ma individualmente qualche caloria scappa sempre, perché il nostro microbiota impara a trarre più efficacemente energia da quello che gli viene dato in maggioranza, con costanza e più spesso. Quindi se noi andiamo a mangiare molte fibre continuamente, avremo più efficienza a trarre energia da quelle determinate fibre. Valutare dalle etichette il contenuto di fibre è utile per capire di non esagerare se già la nostra dieta è abbastanza ricca di frutta e verdura, come dovrebbe essere. Le raccomandazioni sull'introito di fibra oscilla in genere tra i 20 e i 35 grammi al giorno, ma molte persone riescono a tollerare anche di più. Io non mi spingerei oltre i 50-60 grammi e se vedo che già queste quantità mi recano alcuni fastidi, allora le andrei a ridurre attorno ai 30 grammi, perché comunque sia un'alta quantità di fibra che una troppo bassa è controproducente. Controllate qualche volta per rendervi consapevoli dell'introito di fibra dalla vostra dieta e fate anche i giusti aggiustamenti e esperimenti su voi stessi. Nelle tabelle nutrizionali europee e italiane le fibre sono conteggiate a parte e non incluse nel computo dei carboidrati, ma in base alla loro natura nel totale del valore energetico del prodotto, calcolandole circa 2 kcal per grammo. Mentre in America vengono incluse anche nel conteggio dei carboidrati totali. Infatti nel computo delle calorie delle etichette italiane dovete anche includere le fibre. Spesso i più dannatamente nerd non capiscono perché non risulta il conto calorico di un prodotto sommando solo le calorie dei carboidrati grassi e proteine. Questo perché omettono il conteggio delle fibre. Quindi anche per questo motivo le calorie in etichetta sarebbero sempre da non prendere troppo in considerazione di tutti i prodotti, perché l'apporto di fibre a livello calorico dipenderà
qualità, non solo dalla quantità di fibre stesse, ma anche dalla qualità delle fibre, perché non apportano in egual modo delle calorie. Per questo io dico che non dobbiamo essere mai ossessionati, ma avere la conoscenza dei margini di errori che ci possono essere e che non dipendono da noi. La conoscenza biochimica e biomolecolare non l'avremo mai in maniera assoluta, ma con la conoscenza degli ingredienti e dei loro rispettivi quantitativi di nutrienti, mantenendo una costanza con il nostro stimato bilancio energetico, ci può portare a capire nel tempo cosa funziona meglio per noi, monitorando i risultati, perché questi margini si annulleranno solo nel tempo e non nel singolo giorno. Nel packaging, l'indicazione che un alimento è fonte di fibre è consentito solo se il prodotto contiene almeno 3 grammi di fibre per 100 grammi. Ad alto contenuto di fibre, invece, se il prodotto contiene almeno 6 grammi di fibre per 100 grammi. Passiamo alle proteine, e troveremo sempre le proteine totali, senza l'indicazione degli aminoacidi presenti di quel tipo di proteina e la loro quantità, almeno che non venga messo per discrezione del produttore, come spesso avviene nelle proteine in polvere o nei prodotti addizionati di aminoacidi. L'indicazione che un alimento è fonte di proteine è consentita solo se almeno il 12% del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine. Invece l'indicazione con alto contenuto di proteine si ottiene quando il prodotto supera il 20%, ma qui dobbiamo sempre porci il dubbio qualitativo e controllare dagli ingredienti da dove derivano queste proteine, dal loro valore biologico, che vedremo nell'esempio pratico. Il sale. Fra le altre informazioni che devono essere presenti c'è la quantità di sale per 100 grammi o 100 ml. Il regolamento europeo prevede che l'etichetta riporti il contenuto di sale e non quello di sodio. L'indicazione del sale piuttosto che del sodio è stata scelta perché è ritenuta più facilmente comprensibile da parte dei consumatori. Per conoscere la quantità di sodio presente in un alimento bisogna dividere la quantità di sale per 2,5. Per esempio, un alimento che contiene 2 grammi di sale conterrà 800 mg di sodio. Ecco quindi cosa significano alcune delle diciture che compaiono sulle confezioni dei prodotti alimentari riguardo al contenuto di sale. A basso contenuto di sale o sodio, il prodotto contiene non più di 300 mg di sale per 100 grammi o 100 ml. A bassissimo contenuto di sale o sodio, il prodotto contiene non più di 100 mg di sale per 100 grammi o 100 ml. Senza sodio o senza sale, il prodotto non contiene sale o un valore insignificante. Non esiste una classificazione ufficiale per definire gli alimenti ad alto, medio o basso contenuto di sale. In termini orientativi si possono dare le seguenti indicazioni. Ad alto contenuto di sale, quando superiamo circa il grammo su 100 grammi di prodotto. A medio, quando siamo dentro il mezzo e un grammo circa su 100 grammi. A basso, quando siamo circa sotto il mezzo grammo di sale su 100 grammi. Invece per le acque minerali, quando trovate a basso contenuto di sodio, indica che il valore di sodio è inferiore a 20 mg per litro. Tra gli ingredienti in etichetta, per ultimi, troviamo gli additivi alimentari. E sono sostanze coloranti, emulsionanti, edulcoranti, dolcificanti e antiossidanti che vengono aggiunti ai cibi. Ne esistono di centinaia, migliaia. Mille. E ad ognuno corrisponde una sigla, che può essere sostituita dalla dicitura esatta dell'additivo. Possiamo riconoscerli in quanto sono indicati con la lettera E seguita da un numero. La sigla da E100 a E199 indica i coloranti, quelle da E200 in su invece indicano le altre tipologie. Sebbene siano autorizzati dalla legge italiana e dall'Unione Europea per determinati alimenti e in quantità ben precise, è sempre meglio preferire prodotti a basso contenuto di additivi o comunque cercare di utilizzarli il meno possibile, perché non è l'additivo o il dolcificante in sé a fare male, ma la loro quantità assunta nel quotidiano e in cronico, soprattutto se la vostra dieta è basata esclusivamente su questo genere di prodotti confezionati. Il problema non sono gli additivi, ma le nostre scelte robotiche nel quotidiano. Alcol. Per quanto riguarda l'alcol, sappiamo che un grammo di etanolo e quindi di alcol contiene circa 7 calorie. Calorie vuote, cioè che non forniscono alcun elemento nutritivo. In etichetta bisogna indicare il valore energetico in calorie per 100 ml e per unità di consumo, definite in base al volume che contiene l'equivalente di 10 grammi di etanolo. Infatti le bevande che contengono alcol avranno un contenuto maggiore in termini di calorie, ma non sarà elencato tra i vari nutrienti in grammi, come per quanto riguarda grassi, proteine e carboidrati, ma solo nel computo totale energetico di calorie e la sua percentuale in volume. E su questo vi rimando ad un mio articolo, ve lo metto in descrizione, su come non rovinare la dieta con l'alcol.
Come ultime informazioni riguardo le etichette, è importante sapere come leggere la scadenza dei prodotti e dei valori e razioni raccomandate di riferimento dei nutrienti, vitamine, minerali e altre molecole. Per la scadenza dei prodotti è bene sapere che esistono date di scadenza limitate e date di scadenza che rappresentano invece solo una effettiva raccomandazione in termini di sicurezza per la salute. C'è differenza tra leggere in etichetta consumare entro la data di scadenza e consumare preferibilmente entro la data di scadenza. La data di scadenza è la data fino alla quale un alimento è igienicamente idoneo al consumo, se mantenuto nelle corrette condizioni di conservazione ed è obbligatoria sulle confezioni dei prodotti rapidamente deperibili come latte, prodotti caseari freschi, pasta fresca, carni fresche, pesce, molluschi, con la dicitura da consumarsi entro. Sulla confezione devono essere inoltre presenti le condizioni di conservazione e la temperatura in funzione della quale è stato determinato il periodo di validità. La data di scadenza con la dicitura invece da consumarsi preferibilmente entro rappresenta il termine temporale entro il quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Superata questa data è ancora possibile consumare il prodotto, non c'è alcun divieto. Il termine di scadenza specificato è da riferire alle caratteristiche organolettiche e di gradimento del prodotto piuttosto che alla sicurezza. Più ci si allontana dalla data di scadenza, più vengono meno i requisiti della qualità del prodotto, senza che però venga intaccata quello della sicurezza. Se l'alimento deve essere consumato preferibilmente entro una certa data, significa che può essere ancora mangiato alcuni giorni dopo la scadenza indicata sulla confezione. Le sue qualità organolettiche rimarranno invariate, non vi sarebbero rischi per la salute. In ogni caso è sempre bene valutare lo stato del prodotto e quindi in presenza di cattivi odori, macchie o muffe sarebbe meglio non assumerlo. Ma spesso buttiamo tantissimi prodotti che si potrebbero ancora mangiare per giorni o settimane, solo perché leggiamo la data di scadenza senza valutare di che prodotto si tratta e della dicitura preferibilmente. So che tra qualche mese molti di voi mi ricorderanno come un ottimo consulente finanziario. Le maggiori attenzioni comunque devono essere sempre rivolte ai prodotti freschi, soprattutto di origine animale, in cui se l'alimento deve essere consumato entro una certa data, bisogna consumarlo entro quella data, giorno più giorno meno, perché sono prodotti più attaccabili da batteri patogeni, potenzialmente pericolosi, che possono portare problemi più o meno gravi. Invece le GDA e RDA che cosa sono? Spesso i valori riportati in tabella sono considerati in percentuale della GDA, Guideline Daily Amounts, ovvero valori giornalieri di riferimento. Le GDA si basano sui fabbisogni tipici di uomini e donne di 18 anni di età in buono stato di salute, di peso normale per il mantenimento del peso. I valori di GDA derivano da fabbisogni medi stimati di popolazione e non tengono conto dei livelli di attività fisica del singolo individuo, ma di uno stile di vita di un cittadino medio, che tende ad essere abbastanza sedentario. In tal caso il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive vengono espressi in base a livelli di riferimento giornalieri previsti in maniera generale. E aggiungerei anche un po' inutile, perché va sempre tutto individualizzato. Non ci farei troppo affidamento, ma è sempre un modo per dare delle linee guida ragionevoli e stimolare la curiosità. In alcuni casi è riportato anche il contenuto di una vitamina, o di un minerale, o di un nutriente, e viene indicato come percentuale rispetto alla dose giornaliera raccomandata. La RDA, sempre basandosi su linee guida generali per quanto riguarda i valori minimi giornalieri che una persona dovrebbe raggiungere per quella determinata vitamina o molecola in base alla legislazione alimentare europea. Queste informazioni possono darci una guida approssimativa, magari capire in che quantità sono state aggiunte determinate vitamine o altre molecole, ma le nostre esigenze individuali spesso sono molto diverse, quindi anche qui non ci farei troppa attenzione, ma solo come informazione generale per capire la quantità raccomandata di vitamine e minerali mi sta dando quel determinato prodotto e aumentare la mia cultura sugli alimenti in ambito biochimico. Bene figliozzi, il video termina qui. Grazie davvero a tutti, iscrivetevi e abbracciatevi. Un abbraccio e pura vita.